Ciao a tutti, bentornati su www.dharmabozo.com, il blog dove si parla di acqua e green economy. La volta scorsa ho fatto un piccolo resoconto di quello che sto facendo con il mio progetto e il mio avanzamento. Come ho già accennato, ridurrò le mie pubblicazioni, ma questo non significa che appunto non mi impegnerò innanzitutto alla lotta alla plastica e in secondo tempo appunto alla divulgazione di informazioni. Infatti l'argomento di cui voglio parlare questa volta è agricoltura biologica e biodinamica, che è un argomento che mi interessa e quindi ho deciso di parlare. La prima volta che ho sentito parlare di agricoltura biologica e biodinamica risale al 2014, precisamente grazie a un'azienda che lavora con queste dinamiche e con questi metodi già da 80 anni ed è un'azienda di integrazione alimentare. Mi ha colpito talmente tanto che recentemente ho deciso di riprendere in mano quelle informazioni e appunto mi sono ricordato di quanto grande valore potesse essere questi metodi di agricoltura. Allora, intanto c'è da dire che l'agricoltura è quel settore dove l'uomo sostanzialmente sfrutta tutte le risorse e i doni della terra, ok? Come potete immaginare, l'agricoltura ha un'importanza fondamentale nel progresso dell'uomo, dell'umanità stessa, e praticamente in quasi tutte le diete odierne del nostro mondo sono inclusi appunto i cereali. Infatti il pane penso che sia un alimento, l'alimento per eccellenza maggiormente conosciuto in tutto il mondo e che tantissime colture utilizzano in tutto il mondo. Quindi i cereali come orzo, mais, frumento, avena sono cereali e riso, sono cereali assolutamente indispensabili per progredire nella nostra alimentazione umana. L'agricoltura ovviamente nel tempo si è sviluppata al punto tale da trasformarla in agricoltura intensiva, cioè sfruttare tutte le risorse e le proprietà del terreno affinché si possa ottenere tanto, però a discapito dell'ambiente. Questo significa che comunque si crea un impatto ambientale non indifferente. Sebbene questo ha potuto dare maggiore sostentamento all'alimentazione mondiale e quindi riuscire a rispondere alla maggiore domanda di richiesta di cereali, questo ha portato anche all'impoverimento del terreno stesso, poiché utilizzando l'agricoltura intensiva va a impoverire il terreno e le sue proprietà, le sue capacità. Quindi ormai da tempo che cosa si è fatto? Si è fatto un cambiamento di rotta e a partire precisamente dall'Expo 2015 svolto a Milano, che era intitolato tra l'altro Nutrire il pianeta. E qui è ritornato in auge la preziosità dell'agricoltura biologica e biodinamica per tantissimi aspetti, però è bene sapere che sebbene sono dello stesso ramo dell'agricoltura sono due cose differenti ed ecco qui che ve le spiego. Per biologica si intende quell'agricoltura che utilizza un prodotto naturale finalizzato all'eliminazione dei parassiti naturali oppure all'incremento della fertilità o ancora per entrambi gli scopi, cioè sostanzialmente anziché utilizzare dei pesticidi di sintesi chimica si utilizzano dei fertilizzanti naturali che possono appunto svolgere entrambe le funzioni o appunto eliminare le aggressioni parassitarie. L'evoluzione del biologico poi ovviamente è aumentata, si è compreso ad esempio le dinamiche presenti tra animali e piante e quindi anziché utilizzare dei pesticidi o comunque dei fertilizzanti si è deciso addirittura di introdurre degli antagonisti naturali che appunto possono proteggere senza l'utilizzo di alcun prodotto le piante e le coltivazioni. Faccio qualche esempio: le coccinelle oppure i crisopidi sono antagonisti naturali dei batteri parassitari delle piante, quindi questi insetti si nutrono dei parassiti. Oppure si è deciso di inserire degli animali rapaci, ok, come uccelli grandi, che quindi possono tenere a bada sia i roditori ma anche uccelli più piccoli che appunto potrebbero rovinare le piante.
Oppure ancora si è deciso di inserire dei lombrichi, poiché i lombrichi ingeriscono grandi quantità di terreno e la digestione rilascia nel terreno un sacco di sostanze nutritizie per poter avere una coltura più sana e più buona. Per agricoltura biodinamica si intende quell'agricoltura che è volta a considerare tutti gli aspetti e le dinamiche tra animali, piante e ambiente. E quindi lo scopo principale della coltura biodinamica è sostanzialmente il mantenimento dell'ambiente, dell'ecosistema. Si potrebbe parlarne per ore di questo argomento, ma ovviamente mi limito semplicemente a dare qualche indicazione generica su quali sono gli aspetti che vengono tenuti in considerazione nell'agricoltura biodinamica. La stagionalità dei raccolti e dei cicli parassitari, la quantità di acqua necessaria per poter utilizzarla al meglio senza sprechi, quindi si tiene in considerazione anche del meteo, si tiene in considerazione anche ad esempio del pascolo del bestiame e quindi la transumanza, si tiene in considerazione anche la ciclicità e l'alternanza delle colture, perché ovviamente utilizzare lo stesso terreno per l'identica coltura impoverisce il terreno e quindi è meglio appunto alternare le cose. Tutti questi aspetti di cui ho parlato ovviamente permettono di trovare un equilibrio tra produttività del raccolto e impatto ambientale, mantenendo inalterato le capacità dell'ecosistema, e questo è veramente molto molto importante. Da qui si può comprendere chiaramente che l'agricoltura biologica e biodinamica rientri nel settore della green economy. Per quale motivo? Beh, non solo perché risponde alle esigenze delle persone che sono molto più attente all'ecosostenibilità, ma anche perché sarà indispensabile nel momento in cui entro il 2100 saremo più di 10 miliardi, e quindi sarà assolutamente indispensabile adoperare questi sistemi. Ben venga quindi che si ritorni all'orto fatto in casa, oppure si prenda dal fruttivendolo di casa, chilometro zero, oppure che si vengano utilizzati questi sistemi. È importantissimo che si sviluppi questa mentalità di agricoltura sostenibile, quindi biologica e biodinamica. Questo ritorno alle origini sarà quindi fondamentale per poter preservare tutto il nostro ecosistema, avere un grande sviluppo economico e preservare comunque l'ambiente. Io ho finito, concludo dicendo grazie a tutti. Potete ovviamente commentare, iscrivetevi al mio canale di YouTube, mettete like, condividete, seguitemi su Instagram e su Facebook. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, la vostra attenzione. Ciao ciao!